mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Io sono Nigel Thompson, sono arrivato dall'Inghilterra nel 1980 per lavorare nel campo della lana. Per una ditta internazionale di commercio e sono rimasto qua. Sono 35 anni che vivo qua. Ho creato il consorzio Bureau de Wool Company per lavorare con gli allevatori piccoli di tutta Europa che vogliono trasformare la loro lana in un prodotto finito, una lana naturale, rinnovabile e sostenibile. Io sono Emilio. Sono in Italia dal 1968, giorno in cui sono nato, e sono un ingegnere, mi sono occupato per anni di sviluppo di dinamiche imprenditoriali standard e poi ho trovato sul mio cammino il Thompson, che mi ha affascinato col suo proposito di movimenti più lenti, più finalizzati e radicati al territorio, e quindi mi sono lasciato in qualche modo affascinare e quindi fondato la The Wool Box Company, che è la società che si preoccupa della commercializzazione delle lane che il consorzio lavora. Ci siamo imbarcati in questo tipo di attività perché il prodotto che poniamo sul mercato sottende una filiera etica, ecologica, ambientale di grande respiro. È inutile strapparsi le vesti e sconcertarsi quando c'è il torrente che va in piena se nessuno pensa a delle politiche di preservazione dell'ambiente. Il pastore nel suo piccolo è l'uomo che vive sul territorio, è quello che se adeguatamente stimolato riesce anche in qualche modo a mantenerlo perché è il suo interesse farlo. Per cui noi nel momento in cui produciamo seguendo completamente questo tipo di filiera un prodotto che va ad un consumatore che chiamiamo consumatore perché vuol dire che partecipa alle scelte sottese della nostra filiera, beh, in quel momento lì stiamo garantendo che anche tutto il percorso che si concretizza poi nella produzione del prodotto finale è rispettoso dell'ambiente, dell'uomo, dell'animale, della salvaguardia del pascolo, della biodiversità. Andare via. Io credo che tutti devono andare via. I giovani devono andare via. Passati 2 anni, devono tornare. Devono tornare con quello che hanno imparato fuori. No? Essenziale. Il benessere delle persone. Le persone che vengono qua escono, si sentono felici. Allora, posso venire con loro, questo qua non è un prodotto ideale, questo qua è un... La lana, il dottore, quanto costa un dottore? Diciamo, costa meno venire qua, perché si sente felice, allora è del genere del turismo, del benessere delle persone che possono respirare in un posto che non sia il centro di Milano, il centro di, diciamo, anche Biella, diciamo, a Biella non si poteva fare quello che stiamo facendo noi. C'è del silenzio che c'è qua. Diciamo soltanto 2 gradi in meno del calore di Biella, no? Si sta bene qua. Il cambiamento vuol dire un approccio diverso, perché un approccio diverso si può fare, ma non si poteva fare subito, c'era bisogno di lasciare passare degli anni, ma una volta che passano gli anni, ok, si fa, diciamo, il cambiamento. È già attivo adesso, ma ci bisogna ancora continuare. Io ho 3 figli e quindi a un certo punto uno si interroga che eredità lascia ai ragazzi. Ci sono eredità sicuramente importanti che sono d'ordine economico e di proprietà innegabili, però è anche vero che a un certo punto se uno guarda qual è la traccia che deve lasciare, se per lasciare quel tipo di eredità
si devono consumare tutte le risorse, e questa non è retorica, in questo momento c'è anche Papa Francesco che ci invita a riflettere sul senso, ecco, del nostro passaggio. Beh, se uno riflette su questo, dice, va bene, ti lascio dei quattrini, ma ti lascio un ambiente nel quale è impossibile viverci, per cui cambiamento è avere la consapevolezza di vivere ogni giorno come se fosse il primo, l'ultimo, l'unico, irripetibile. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.